Allora, Tito? Abbiamo già scaricato tutto. Molto bene, bravo. Allora, ora vado al fiume a farmi un bel bagno, eh? Con questo caldo ci vuole. Certo, non c'è niente di meglio. Fammi un favore, tieni questa. Per quando esco, preparami il cavallo, va bene? Bene. Grazie. Bene. Credo che per cominciare a parlare sia necessario che qualcuno mi spieghi di che cosa si tratta. Insomma, voi mi avete fatto tornare con tanta urgenza dall'Europa, no? Allora ditemi il motivo. Perché? Va bene, ti spiego subito il perché, Laura. Perché sono stato obbligato a chiamarti con tanta urgenza? Perché mi trovo in una situazione finanziaria molto difficile. E non possiamo più mantenerti in Europa. Scusami, ma non riesco a capire, papà, perché siete stati voi a convincermi di partire a causa della rottura del mio fidanzamento con Roberto. E al momento della partenza mi ricordo che andava tutto bene, la fattoria, i tuoi affari, e tutto. No. Non andava così bene come io cercavo di mostrare. Questo perché non volevo che i problemi finanziari dessero preoccupazioni né a te né a Kike. Però questa volta non ho potuto evitarlo. Laura, in questi ultimi anni abbiamo avuto gravi problemi con il raccolto. E la nostra fattoria, l'Estancia Santa Regina, si è talmente indebitata con il banco cooperativo e per colmo di sfortuna, in fabbrica c'è un brutto problema. Un grave problema. E dimmi che problema è. Diglielo subito, papà. E poi è la parte che ti piace raccontare. Perché giri in tondo, non ti capisco. Kike, per favore. Non mi è facile, Kike. Non mi è facile. Anche se siamo di famiglia e a porte chiuse, non è facile. Ma devi dirglielo, papà. Laura, tuo fratello Kike ha preso dei soldi in fabbrica. Cosa? No, non è stato un grande ammanco, ma è sufficiente a mettere in pericolo il mio prestigio personale nell'ambiente della fabbrica. Perciò sono stato obbligato a chiedere un prestito. E adesso non sappiamo come coprire questo prestito. Per questo tuo padre ti ha mandato a chiamare. Io non capisco ancora perché tu mi abbia fatto venire con tanta urgenza, papà. Ma sì, capisco che voi non potevate più mantenermi in Europa, ma non era il caso che mi faceste arrivare di corsa solo per dirmi questo. Tuo padre ti ha fatto venire per un altro motivo, Laura. Sì, è vero. Oh, che bello! Allora vuol dire che ci sono altre novità, no? Sinceramente, è ridicolo. Io non so neanche come devo dirtelo. Insomma, è ridicolo. Ma ridicolo che? La situazione che stiamo attraversando. Ascoltami, Laura. In questo momento tu sei l'unica che può salvare tutto. Io? Sì, ma come? Laura, è ridicolo, questo è assolutamente ridicolo. Io stesso lo riconosco. Certo, però. Però che, papà, per favore, non tergiversare tanto. Dimmi la verità. Ok, vuoi dire che siamo nella miseria, che stiamo per perdere la fattoria, la casa, tutte le proprietà, che quindi dovrò andare a lavorare, insomma, quello che vuoi. Però adesso raccontatemi tutto, che cosa succede? Se tu vorrai, non succederà niente. Comunque, io continuo a non capire nulla. Volete spiegarmi? Laura, durante tutti questi ultimi anni io ho avuto la necessità di accettare una grande quantità di denaro da una persona, un italiano, un immigrante italiano che si è arricchito dalla sera alla mattina e non si sa come. Possiede moltissimi terreni, inclusi tutti quelli vicini a Santa Regina. Però è un uomo, come descriverlo? Immaginatelo, un italiano ordinario, presuntuoso, però in cambio di tutto ciò ha moltissimo denaro. Oh, e immagino che questo italiano mi vorrebbe sposare. No, sai, non è precisamente questo. Beh, se non è precisamente questo, allora dovrei pensare a una cosa peggiore, vero? Laura, io ti ho raccontato tutto questo perché tu mi hai chiesto di farlo. Certo. Ma se devi prenderla così, chiudiamo la conversazione immediatamente. Calmati, Teodoro, per favore, calmati. Laura,
È un discorso molto semplice. Questo uomo, questo italiano, lui si chiama Sandro. Lo hai capito che è molto ricco. E tuo padre ha debiti con lui. E ci ha fatto capire, parlando, che lui potrebbe anche dilazionare i pagamenti dandoci molto respiro. Ebbene, ciò che chiede è la eventuale possibilità di un matrimonio tra te e suo figlio. Perché? Cosa? Io ho bisogno di tempo, Laura. Io sto vivendo un'agonia, credimi. E ho bisogno di tempo per pareggiare i conti, per convincere qualche amico importante, per avere le nuove sementi affinché il credito bancario non salga. Insomma, io potrei anche salvare la famiglia da questa situazione orribile. Ah, no, no, questo è assurdo. Voi state... mi state facendo uno scherzo, vero? No, Laura. Papà, per favore, immagina un po'. Che cosa succederebbe se quel tizio che vorreste che sposassi non mi piacesse? E che succederebbe se io invece non piacessi a lui? Avanti, dimmi. Ma qui non si tratta di piacersi, Laura. E poi non dovrebbe essere uno sforzo per te, Laura. Sei specialista per conquistare anime semplici, sorella. Lo stesso Roberto non era un fiore profumato. Però era molto raffinato. Mi state davvero deludendo. Credete forse di essere nel Medioevo? Questo è assurdo, è veramente ridicolo. Vi rendete conto che mi state vendendo, papà? Non dire questo, Laura. Ah no, mamma. E che cosa vorresti che dicessi? Che non mi stai vendendo? Che mi stai barattando per denaro? Laura, nessuno ti obbligherà mai a sposarlo. L'unica cosa che io chiedo è di poter guadagnare almeno un po' di tempo. Il tempo che sarà sufficiente per... Sì. Per la sistemazione degli affari della famiglia, non lo capisci? Scusate, ma voi siete perfettamente suonati. Non lo voglio fare e voi non potete chiedermelo. Questa è la mia risposta definitiva. E un'altra cosa, papà. Io non sono in vendita. Laura! Che Laura? Succede? No, è che ha avuto una discussione con me e lo sai com'è fatta. Kike, ma allora non andiamo più a cavallo? No, sicuramente starà aspettando di fuori. Andiamo a vedere, no? Stia calma, signorina. Sto calma. Sto per scoppiare. Per Giove, in questa maniera rischia di spaventare il cavallo. Dovete aver litigato in modo impressionante. Sì, come al solito. Però tu non devi farci caso. Quando si arrabbia si sfoga andando a cavallo. Però dopo le passa. È successo per l'auto? Qualcuno glielo ha detto? L'unica cosa che so è che l'auto non era più sotto casa vostra. Beh, meno male. Altrimenti a quest'ora Laura sarebbe molto più furiosa di come l'hai vista adesso. Ah, che bel bagno, ragazzo. E poi in un posto così bello. Ti senti meglio? Sì, adesso? Molto meglio. Avanti, cammina, testone di un cavallo. Chi sta picchiando quell'animale? Chi è? Da qua. Cammina! Ti ho detto di camminare! Brutto animale. Aspetti. Questa povera bestia non può passare di qui, signorina. Si spezzerebbe le zampe se lo facesse. Nessuno le ha chiesto di badare al mio cavallo. Ma non può passare di qui. Passi da un'altra parte, signorina. Ma lei perché non pensa agli affari suoi? Mi accorgo che lei è molto testarda, vero? Non le è bastato il bagno di fango che ha fatto ieri, eh? Ah, mi prende anche in giro. Stupido! Senta, se vuole andare, non vada così. È molto pericoloso. Che succede? Ah, no, niente, non era niente, Tito. Chi è quella ragazza? Bella ragazza, davvero. È la ragazza più bella che ho mai visto. La conosco, eh? Lo sai chi è? È la figlia del proprietario di Santa Regina. Ah. Oh. È molto tardi. Pensavo che stessi già dormendo. Dormendo. Quello che mi avete detto è un tale tormento. Sì, capisco il tuo punto di vista, Laura. Però sei stata crudele con tuo padre. Ah, io crudele con mio padre? Questa sì che è bella. Dopo quella proposta così... È indecorosa, sì. Beh, dal tuo punto di vista sì. È indecorosa. Ma noi sappiamo che nella vita la realtà è molto diversa.
tu hai detto che queste cose sono dal Medioevo. Però noi due sappiamo molto bene che ci sono centinaia di casi così al mondo. Quante tra le tue amiche si sono sposate per interesse? Quanti casati ormai sull'orlo della rovina si sono salvati soltanto per il sacrificio di uno della famiglia? Ma qui è differente. Nessuno qui ti sta chiedendo di sposare qualcuno che non vuoi. No, Laura, no. Tuo padre ti ha chiesto solo di guadagnare un po' di tempo e basta. Il tempo che è necessario a lui per salvare noi tutti da questa situazione finanziaria. E non credete di pretendere un po' troppo da me, mamma? Non c'è altra soluzione. Questo fidanzamento o la rovina totale? È tanto grave la situazione. Molto più grave di quello che pensi. Certo. Questa è la verità. D'accordo. Se si tratta solo di guadagnare tempo. Grazie. Grazie davvero, grazie. Parlerò con tuo padre stanotte. Dov'è Tati, mamma? Vorrei che non sapesse niente di questo, per favore. No, no, stai tranquilla. Penso che sia molto impegnata con Kiki. Gli dirò che la faccio uscire. Mentre noi altri andremo da quel tale a fare una visita. Sì, perché possa conoscerti. Il tuo fidanzato. Laura, davvero non vuoi venire con noi? No, davvero no. Scusa, Tati, mi fa male la testa. Che cosa ti avevo detto? È ancora molto arrabbiata con me. Ciao. Divertiti, Tati. Bene. Mamma? Credo che possiamo andare ora. No. È meglio aspettare un momento, altrimenti li incontrate per strada. Grazie. Andiamo. Andiamo, Laura. Andiamo. Buonasera, don Alessandro. Buonasera, dottore, che piacere. Ha ricevuto il mio messaggio, vero? Sì, l'ho ricevuto. E pensavo io stesso che non sareste venuti, signora. Signorina, accomodatevi, entrate. Grazie. Questa è casa vostra. Chi sei a casa vostra, accomodatevi. Molto gentile. Trasite, come diciamo noi in Italia. Laura, per favore. Beh. E allora, che ve ne pare, È bella la sua casa. Certo, è una bella casa. E questa mi è costata una barca di denaro. Però quello che vedete acca, è vero, non c'ha niente a che vedere con la casa vostra, con la tradizione che tenete voi altri nella fattoria. Oh, non deve neanche dire cose simili. Già, e la signorina non dice niente? Oh, ecco, io sono appena arrivata e allora... So che è stata in Europa. Sì, ero in Europa. Mi fa piacere di conoscerla. Chiaro, io già la conoscevo, ma da lontano. Ah. E per molto tempo ho desiderato di conoscerla personalmente e di parlare con lei anche. La sapete una cosa? Chi vuole conoscerla ancora più di me... È mio figlio. Ah, sì? Certo. E lui dove? Sta in giardino. Ah. Adesso vado a chiamarlo. Torno subito, compromesso. Tonio! Tonio!
Abbiamo visite, vieni qua. Che c'è? Teniamo visite. La famiglia del dottor Teodoro. Vieni subito. Ma adesso viene. Voi altri, per favore, assettatevi. State comodi. Così va bene. Grazie. Signora, lo pigliate un bel caffè? Sì, sì, lo bevo volentieri. E poi glielo faccio fare. Il dottore, whisky. Grazie. Molto bene. E la signorina? No, no, io no, niente, grazie. Io voglio soltanto conoscere suo figlio. Ah, e mio figlio desidera conoscere a lei. Adesso viene. Buonasera. Eccolo, eccolo qua. Questo è mio figlio.